Bentornati, siamo all'Ode Tritone 5 Stelle di Lipari. Oggi presentiamo un piatto dei tortelli con il ripieno di spada. Consiglio di abbinare a questo piatto un cubio e un sole al 100% in purezza. Buon appetito! Bentrovati, siamo all'Hotel Tritone di Lipari, sono io lo chef Luigi Alioto. Quest'oggi vi propongo un raviolo, io l'ho chiamato tre note per un tortello. È un tortello ripieno di pesce spada, mentuccia e cipollotto fritto all'interno. Come salsa io vado a fare un caviale di melanzane. La melanzana, come voi la vedete così, è cotta al forno a 180 gradi per una trentina di minuti. Dopodiché facciamo una salsa con gambero rosso, del pomodorino leggermente tritato e poi sopra mettiamo questo frappè di basilico. Adesso andiamo a tritare questo caviale di melanzane, appunto per poter realizzare la salsa. Tagliamo i pomodorini in maniera piccola. E poi mi devi dare pure un pezzettino di cipollotto. I nostri ingredienti già sono pronti. Adesso passiamo all'esecuzione della salsa. Per prima cosa saliamo l'acqua. Il tempo che i ravioli si iniziano la loro cottura, noi andiamo a preparare la salsa. Mettiamo l'olio, il cipollotto in precedenza tritato. Lasciamo che si rosoli leggermente, aggiungiamo i gamberi privi della loro buccia, aggiungiamo il pomodorino leggermente tagliuzzato, facciamo appena appassire il pomodorino, aggiungiamo le melanzane. Una volta rosolata aggiungiamo un po' di sale per gustare. E quindi uniamo un po' di acqua della pasta stessa. Adesso che sono pronti i nostri ravioli, li andiamo a spadellare. I ravioli li lasciamo cuocere appena due minutini, in quanto io nelle salse non uso leganti, perché se noi andiamo a fare la pasta un pochettino più al dente, con la stessa fecola della pasta la salsa viene ben legata e non c'è bisogno quindi di ricorrere a dei leganti che oggi troviamo in giro. Il nostro piatto è pronto, adesso andiamo ad impiattarlo. E allora poniamo i ravioli leggermente nel piatto. Questo è un piatto molto estivo. Anche la buccia delle melanzane non va buttata. Che facciamo queste melanzane disidratate ed hanno un ottimo effetto decorativo. Aggiungiamo ancora un po' di frappè di basilico. Il piatto è pronto. Buon appetito!